Siamo con Erika Savio e Federico Guiati che hanno scritto un libro molto interessante che si intitola Mirafiori Food, vita e storia oltre la fabbrica, che verrà presentato a Torino nei prossimi giorni, il venerdì 14 novembre al Circolo dei Lettori e sabato 15 novembre alla Casa del Parco Giusto Mirafiori. Il libro stesso esce il giorno 13, quindi fra poco. La prima domanda è capire come è nato un libro del genere sul racconto di uno dei pezzi più importanti della Torino storica. Allora, chi risponde? Vado io. Direi Erika, mi sembri la più adatta. Ok, allora io sono nata e cresciuta a Mirafiori e quindi per prima ho avuto in fondo il desiderio di scrivere qualcosa su Mirafiori per raccontare un po' quelle che sono le mie radici, ma anche tutto quello che ho vissuto. È un quartiere che spesso è visto soltanto come un territorio, una dépendance della Fiat, in realtà è molto di più. D'altro anno, lavorando in uno studio dove appunto condividevamo dello spazio come ufficio stampa con degli architetti, ho rincontrato Federico dopo anni e facendo una pausa caffè ci siamo ritrovati sul terrazzo a parlare di Mirafiori, appunto perché lui si era occupato del piano di recupero urbano quando c'è stata poi l'implosione della Torre Eviartom, insomma queste storie vecchie. E da lì è nata l'idea di provare a scrivere questo libro, questa avventura a quattro mani. Insomma, io ho preparato il progetto, l'ho presentato alla casa editrice, ce l'hanno accettato, per cui siamo partiti in quarta, così un po' senza prepararci niente, abbiamo improvvisato, ci siamo anche divertiti un sacco. E Federico, il tuo rapporto con Mirafiori com'è nato? Tu te ne sei occupato prima di tutto professionalmente, giusto? Il mio è stato un rapporto che è nato professionalmente e poi è diventato una sorta di amore, potremmo dire, nel senso che ci si affeziona dei quartieri e delle porzioni di città. Per me è successo con Mirafiori piuttosto che non quei quartieri dove ho abitato. Per cui 10 anni di lavoro sul territorio nell'ambito dello sviluppo locale, della riqualificazione urbana, mi hanno portato a conoscere il quartiere, perlomeno una vasta porzione di quel quartiere in maniera molto approfondita, con i rapporti, attraverso rapporti con le persone, diretti, costruzione di relazioni che mi hanno fatto innamorare di questo luogo. Ascoltate una cosa, allora, che tipo di libro è? Cioè, è un dossier, un reportage, delle fotografico, urbanista, perché voi fate di tutto di più, cioè, per quel che avete fatto nella vita e fate tuttora, potete analizzare Mirafiori secondo diverse chiavi di lettura. Erika. In effetti è stato così perché appunto, a parte che bisogna premettere che Federico non lo dice, forse per modestia, ma lui ha già scritto comunque un libro su Mirafiori e quindi abbiamo avuto anche delle buone basi da un punto di vista architettonico, ma soprattutto quello che si potrebbe dire di questo libro è che da una parte appunto un reportage di quello che è la storia del quartiere dai suoi inizi quando era borgo, quindi come specchio d'Italia al periodo delle grandi migrazioni, eccetera, fino ad arrivare a quella che è, come diceva giustamente Federico, il racconto di un territorio, quindi anche attraverso le sue strutture urbane, quello che sono i suoi scorci paesaggistici e soprattutto le testimonianze della gente. C'è stata poi la creazione di questo libro che è un po' un potpourri, nel senso è di tutto e di più, c'è dentro la storia delle persone, c'è dentro la storia degli edifici e tutto quanto, quindi è limitativo definirlo un reportage, anche se forse è il genere che si avvicina di più. Ma ecco, c'è anche tutta la parte, diciamo, storica rispetto a quello che è Mirafiori, giusto Federico? Io direi Federico che Beh, sì, diciamo, il libro inizia con la storia di proprio la S maiuscola, per cui dalla fondazione di Torino ai Savoia che lì portarono le loro regge e le loro feste, fino appunto agli anni 50, quando il territorio viene stravolto dall'arrivo della grande industrializzazione, poi fondamentalmente che porta case, persone e costruisce poi la Mirafiori di oggi. E da lì partono i racconti delle persone, poi anche fondamentalmente che sono una parte forte del libro perché ci riportano direttamente a quei tempi, cioè siamo le persone con cui abbiamo parlato che hanno vissuto gli anni 20, gli anni 30 del secolo scorso, raccontano di una Mirafiori che era sempre all'avanguardia a Torino, per cui il primo aeroporto, le corse dei cavalli,
la fabbrica ovviamente, lo sviluppo urbano, cioè è sempre stata, sempre stato da un certo punto di vista estremamente importante a livello cittadino, dall'altro sempre la periferia, diciamo, qualche cosa che stava fuori dal centro e lontano dal centro. Questo è interessante perché, ad esempio, nella percezione comune, Mirafiori è considerata sempre, cioè tu hai parlato di cose assolutamente, innovative che sono nate in Mirafiori, mentre Mirafiori, mi spiace dirlo, è spesso percepita più per le cose brutte, diciamola così. Tu prima raccontavi di un punto importante, cioè di Mirafiori che è un po' uno specchio di quello che è l'Italia. In che senso? Spiegatemi un po', va? E beh, a Mirafiori già soltanto il nome è evocativo nel panorama italiano di quella che è la grande fabbrica dell'auto e la Fiat. E quindi già questo marca quel territorio, diciamo, gli dà una fama quasi nazionale. Attorno a questa fabbrica si è costruito, diciamo, in qualche modo il modello di sviluppo industriale italiano, cioè è stata una fabbrica simbolo. Non approfondiamo nel libro ovviamente il tema della fabbrica di Mirafiori perché esula dal nostro compito, ma sicuramente è stato il luogo, lo spazio all'interno del quale si sono costruiti in qualche modo i diritti dei lavoratori attraverso le lotte sociali, il terrorismo è passato da Mirafiori e tutto questo aveva dei riflessi anche sul territorio che gli stava intorno, per cui il quartiere che stava attorno alla fabbrica era un riflesso anche di tutti questi elementi, per cui oltre all'industrializzazione c'era l'arrivo dei meridionali e quindi l'arrivo a Mirafiori, l'urbanizzazione selvaggia, a Mirafiori ne abbiamo esempi pregevoli, diciamo, dal punto di vista cittadino, di cosa ha voluto dire costruire case in 10 anni per decine di migliaia di persone, senza servizi, e tutte le storie che abbiamo raccolto, e che soprattutto devo ammettere, Erika ha raccolto, perché lei appunto li conosce tutti uno per uno, potremmo dire, quelli che hanno vissuto quegli anni, ci riportano a una dimensione che oggi si sta perdendo completamente, cioè una dimensione di ricordo di questi fatti che si sta perdendo. Erika, tu che più o meno ci vivi da un bel po' da quelle parti, com'è cambiata Mirafiori da quando tu eri piccola ad adesso? Adesso è un quartiere, diciamo, residenziale, dove ci sono gli scoiattolini, le famiglie, molti anziani anche, però molti bambini anche. E quando io ero piccola, comunque, alla fine era un quartiere un po' della devianza, mi ricordo che, cioè, c'era comunque pieno di siringhe per terra, c'erano molte strade non asfaltate, continuamente era tutto in costruzione. E la percezione per chi arrivava da fuori comunque era quella di pericolo, di un quartiere dormitorio. Un quartiere comunque dove succedevano cose brutte, c'era un alto consumo e spaccio di droga, c'era anche, poi c'è stata anche tra le prime ondate di immigrazione anche dal Marocco e dal Medio Oriente, comunque sono arrivati molti anche lì, e, per cui era sempre un posto di frontiera. E quando tu dicevi che venivi da Mirafiori Sud, soprattutto perché bisogna poi distinguere Mirafiori Sud da Mirafiori Nord, Ecco, fai la distinzione però, per i non addetti ai lavori. allora, la distinzione di Mirafiori Sud esattamente ha proprio da un punto di vista di confini, di circoscrizione, passa da quella che è il confine del Sangone, diciamo a sud praticamente, poi dall'altra parte confina con le basse del Lingotto, quindi Nichelino Moncalieri, via Onorato Vigliani, lo spartiacque che poi divide con quello che è il Lingotto, anche se molti comunque in Piazza Gualo o quant'altro pensano ancora che lì sia Mirafiori, in realtà no. E poi dall'altra parte c'è appunto il pezzetto di, se proprio vogliamo definirlo, insomma, è la Fiat che poi fa da proprio spartiacque tra Mirafiori Nord e Mirafiori Sud, perché la divide proprio. Ascolta una Possiamo, cosa. abbiamo, è venuto fuori questo fatto, cioè questo, diciamo, elemento per cui Mirafiori originariamente era il territorio a ridosso del Sangone. Quando è stata costruita la fabbrica, è stata la fabbrica a spostare il baricentro di Mirafiori, per cui con l'arrivo della fabbrica sono nati una Mirafiori Sud, che è il territorio storico, se vogliamo, di Mirafiori, e una Mirafiori Nord che è una sorta di creazione amministrativa, per cui il sud e il nord di Mirafiori erano dati dalla fabbrica e non più dalle vestigia della Regia piuttosto che dalla vecchia borgata. Cioè,
spostando in questo modo il baricentro geografico del quartiere. Però scusatemi, una domanda a tutti e due. Se doveste spiegare a uno che viene da fuori Torino, diciamo, degli elementi distintivi di Mirafiori oggi, poi non stiamo a distinguere sul sud e il nord, se volete anche, rispetto no, no. alle altre parti della città e anche alle altre persone che vivono in questa città che si chiama Torino. Allora, vabbè, da parte mia, per me, allora, gli elementi distintivi di Mirafiori è quello che in fondo abbiamo sempre detto, ovvero è lo specchio d'Italia. Cioè, un quartiere che ha attraversato tutte le fasi di quello che è stata la vicenda italiana, a partire dai Savoia, quindi con il borgo antico, la Reggia e quant'altro, ai periodi più difficili, migrazione, Brigate Rosse, fino a quello che è stato l'episodio di devianza delle periferie, fino poi a quello che è il laboratorio del futuro, quindi con il Politecnico che decide comunque di investire su delle aree di Mirafiori, la creatività degli stessi abitanti, perché la cosa soprattutto che ho notato, girando anche adesso, io non abito più in quel quartiere lì, appunto, però ci sta mia mamma, quindi comunque io torno spesso, in fondo, come mi dicono i miei amici, sono sempre una di Mirafiori, sei sempre una di noi, e perciò appunto la differenza che noto è la grande solidarietà che si è formata, una sorta di identità, è proprio, cioè la gente è diventata orgogliosa di essere di Mirafiori, e questo si vede benissimo anche dal gruppo Facebook che ha fatto, che in pochissimo tempo, infatti era uscito anche un articolo, ha diciamo proprio fatto il botto con tantissimi iscritti, anche gente che non era di Mirafiori ed è convinta di esserlo, però è proprio una comunità a sé che ha creato delle radici che non esistevano e che ha saputo darsi un'identità. E quindi diversa da tutto quello che è un quartiere che è diventato effettivamente qualcosa di, in cui riconoscersi. Ecco. Federico, dal tuo punto di vista? Beh, io lo vorrei vendere più da un punto di vista turistico, se vogliamo, e promozionale, nel senso che è il quartiere più verde di Torino e dove ci sono i più bei parchi, e quindi è un bel posto dove andare a passare la domenica, se lo vogliamo vedere a livello cittadino. Ma si presenta anche come uno dei quartieri forse con la più alta vivibilità, più alto livello di vivibilità, per cui tra spazi verdi, case che oggi, per quanto palazzoni, diciamo, offrono comunque delle caratteristiche di abitabilità elevate, progetti anche rivolti a far arrivare nuove persone da fuori dal quartiere, per cui case affittate agli studenti a Mirafiori perché c'è lì vicino il Politecnico, diciamo, è un posto dove ci sono delle cose che si muovono, ecco, in tutti i sensi. Diverso dal resto della città, sicuramente. Con caratteristiche. Non sarà un caso che voi andrete a raccontare e a presentare, pardon, il vostro libro nella Casa del Parco, che è una di queste belle realtà cittadine torinesi, di centro, chiamiamolo sociale, di aggregazione, eccetera. Ci raccontate un pochino la Casa del Parco, che è una bella cosa, un minutino. La Casa nel Parco nasce come struttura permanente in seguito agli interventi di riqualificazione urbana che sono avvenuti nel corso, diciamo, dal 2000 al 2010. È una casa del quartiere, quindi si inserisce all'interno della rete delle case di quartiere torinesi, che sono luoghi di aggregazione fondamentalmente, che offrono attività a carattere sociale, ludico, aggregativo, nonché uno spazio per poter mangiare a prezzi economici, e diventano una sorta di punto di riferimento per la zona e per gli abitanti del quartiere. È sicuramente uno degli esperimenti, diciamo, più innovativi dal punto di vista anche delle case di quartiere su tutta la città, perché appunto per la sua posizione nel parco e per il fatto di essere costituita attraverso una fondazione di comunità, che è un soggetto che raccoglie appunto operatori pubblici e privati del territorio, quindi interessante da questo punto di vista. Aggiungo che secondo me Mirafiori è anche un bellissimo posto per fare sport, perché c'è tutta la cosa messa su dal CUSI in questi anni che ha rivoluzionato un po' anche la toponomastica dello sport torinese. Lasciamo il gran finale ad Erika, devi invogliare qualcuno a venire a comprare il vostro libro. Allora, per invogliare persone comunque sia a comprare il nostro libro, a stimolarne la curiosità, per chi di Mirafiori non sa nulla, soltanto, almeno per come la vedo io,
venite a sentire, sedetevi ad ascoltare delle storie in cui potrete anche riconoscervi, perché in fondo appunto è un po' un microcosmo che rispecchia un macrocosmo e in cui tutti alla fine possono riconoscersi. E quindi leggendo queste storie non ci sarà comunque possibilità di scappare, troverete una parte di voi. Avete intenzione poi di andare avanti in questo racconto di Mirafiori sul web, su Facebook, su qualche altro spazio? Domanda. Sì, nel senso che siamo convinti che a partire da questo libro si aumenteranno notevolmente le testimonianze o le persone che vorranno lasciare una testimonianza. E sicuramente i gruppi di Facebook, come quello che è appunto relativo a Mirafiori, ma anche altri, potranno essere un luogo dove continuare a raccogliere queste testimonianze, perché poi i libri non se ne può pubblicare. L'esperienza, diciamo, ci dice che scatenano sentimenti forti, ecco, questo tipo di libri, e quindi siamo pronti a raccogliere. Riassumendo, il 13, che è giovedì, esce il vostro libro, che, lo ripeto, si intitola Mirafiori Sud, vite storie oltre la fabbrica. Il 14 novembre. Aspetta, Vittorio, per dire proprio questa cosa sottolineata, che noi di fabbrica abbiamo parlato infatti ben poco. Questo oltre alla fabbrica è importante perché noi della Fiat abbiamo scritto e analizzato soltanto quelli che sono stati gli effetti sul territorio e sulle persone, ma non leggerete su quel libro niente sulle vicende operaie. Va Ci bene, sono no, ben no, poche non è vicende. sicuramente un libro né di storia operaia né di, diciamo, storia industriale. La presentazione numero 1 è alle ore 21 del 14 novembre al Circolo dei Lettori, la presentazione numero 2 è sabato 15 dicembre, appunto, alla suddetta casa nel parco. Grazie di tutto e a presto.